Ci troviamo con il sindaco di Povoletto, già coordinatore provinciale del progetto FVG. Qual è la situazione oggi all'interno dell'FVG, visto che poi ci sono state anche così da notizie di stampa e non solo elementi di, da una parte di contraddizione, però anche di una certa conflittualità? Ma oggi come oggi credo che per quanto mi riguarda l'ipotesi di progetto FVG, che doveva essere sostanzialmente il catalizzatore del mondo moderato nel rapporto con la Lega Nord all'interno della, dell'attuale giunta regionale e dell'attuale maggioranza regionale sia un po' tramontato. C'è stata una divisione politica in quanto una gran parte di noi e io tra gli altri abbiamo sempre sostenuto la candidatura di quello che è l'attuale presidente Fedriga, ma nello stesso tempo anche una nostra autonomia rispetto a quello che è diciamo il background politico e culturale della, della Lega. Noi ci siamo candidati a rappresentare il mondo moderato, il mondo delle professioni, il mondo dell'imprenditoria, c'è il Friuli Venezia Giulia, la parte più dinamica, con una visione diversa rispetto a quella della Lega, ma nello stesso tempo leale e concorrenziale all'interno della maggioranza regionale, e questo per dare sostanzialmente un valore aggiunto a questa giunta regionale. C'è quindi la necessità, secondo il punto di vista vostro, che ormai vi state così distanziando un po' da questo progetto, una rappresentanza più reale di quelli che sono il terzo settore, quali sono i centri produttivi, eccetera, visto che ormai la politica anche nazionale non ha più quel dialogo con queste realtà e di conseguenza anche le regioni hanno difficoltà di dialogare con questo mondo. Colto perfettamente il problema, noi vogliamo riportare al centro del dibattito politico in questa regione, ma anche in Italia vale lo stesso concetto, quello che è il problema dell'economia, che è il problema reale. Oggi noi ci perdiamo tempo a discutere sostanzialmente di piccole cose. In realtà, se l'economia non funziona, se abbiamo la stagnazione, poi alla fine la regione stessa, nel nostro caso, non avrà le risorse sufficienti per dare le risposte in termini di servizi, in termini di welfare e in termini di sanità. Quindi è una battaglia che assolutamente bisogna portare avanti, e su questa battaglia noi non possiamo appiattirci su chi porta avanti delle logiche, oggi le chiamano sovraniste, le chiamano populiste, che sono assolutamente rispettabili, però queste logiche non tengono conto di quello che è il problema vero, cioè che l'economia italiana è sostanzialmente ferma.